Allora ragazzi, bentornati al capitolo, già col capitolo studio e approfondimento del Modern Electric Bass. Questa dovrebbe essere la quarta puntata, se non sbaglio, la terza o la quarta. E volevo vedere l'esercizio che Giacomo mostra a Jerry Jammott al minuto 11, 20, 25 circa del video didattico, dove fa questo pattern sulla scala di Do maggiore, in pattern di quattro note, quindi partendo da Sol, quindi parte dalla quinta, sulla scala appunto maggiore di Do, fa Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do, quindi quattro note. Vedrebbe così. Le caratteristiche di questo esercizio, oltre che l'importanza per la mano destra, la coordinazione mano destra, mano sinistra, sono le diteggiature, ovvero Giacomo mostra a Jerry qual è la sua diteggiatura, quindi le posizioni che lui preferisce, e in questo preciso caso utilizza questo modo di suonare la scala. La chiamo posizione del dito indice, che parto con il primo dito. Altrimenti la scala, come sapete, si può fare partendo dal minore, partendo dal medio. Lui utilizza questa, quindi anche per il pattern e per l'esercizio lo fa in questa posizione. Altra caratteristica classico di Giacomo è chiudere l'esercizio con qualcosa di musicale, quindi prima fa vedere. Poi salto, se non sbaglio, a terzine di ottavi, quindi Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, e poi fa questi bicordi, quindi Do maggiore, diciamo basso Mi, quattordicesimo tasto, quindi sono il Mi sul Re, e diciassettesimo col minore il Do, quindi Do maggiore, Fa, tantissimi spunti, almeno mi fa venire voglia di fare esercizi, di infilarci qualcosa di musicale, ad esempio appunto questi bicordi ci possono dare spunti per creare qualche linea di basso, inserirli in qualche groove, quindi semplici bicordi. Cosa fondamentale è quella che noi possiamo non limitarci innanzitutto alla scala di Do maggiore, quindi possiamo ad esempio partire da qui una volta arrivato a Do, scendo di semitono, faccio la scala ad esempio di Si. Thank you.
crescendo, quindi poi le posso fare ascendenti. Fare le stesse cose in altre tonalità, quindi state però attenti a, anche quando aumentate di velocità, tutte le note siano suonate perfettamente, quindi senza tralasciarne qualcuna per strada o senza andare fuori tempo. Devono essere chiare, quindi partite lentamente. Questa diteggiatura che usa lui, che personalmente uso anch'io, però non la vieta di... oppure anche allungare l'esercizio, per esempio. Bassa, quindi il sol e ripartire magari da qui. Sono tutte idee che mi vengono sul momento, che quindi anche voi potete inventare e quindi sviluppare ulteriormente questi tipi di esercizi. Sempre su questo tipo di pattern, un po' più avanti nella video intervista, Giacomo mostra anche le possibili variazioni in termini ritmici, ovvero invece di fare quattro note, diciamo i gruppi di quattro note, quindi Sol, Fa, Mi, Re, poi Fa, Mi, Re, Do, fa vedere anche lo stesso esercizio a gruppi di cinque, ovvero prendete spunti da questi favolosi esercizi che ci ha lasciato in eredità il nostro mito Giacomo, per prendere appunto per creare poi creare dei vostri e quindi inventare cose nuove appunto se vi fa l'effetto che fa a me, mi fa venire voglia quando ascolto anche solo fargli gli esercizi, solo sentirlo fare gli esercizi, mi ha voglia di mettermi a studiare e inserire appunto qualche elemento melodico anche in esercizi puramente tecnici. Ah, per oggi è tutto, quindi ci vediamo alla prossima puntata di questo argomento. Se vi piace mettete un pollice in su. Vi ringrazio, buona serata, al prossimo video.